Anastasi, si citavano concorsi e attrattività, no? E Boldrini diceva guardiamo anche un po' oltre, no, il PNRR, facciamo un ragionamento strutturale. Allora, partirei da questa considerazione. C'è un tema, diciamo, di hardware, che è quello, i soldi, le risorse, il fondo decentrato, tutto quello che volete, il rinnovo contrattuale. C'è un tema software, che è quello della cultura, dell'attrattività, di cos'è il pubblico impiego nella mente delle persone, dei giovani, eccetera. Noi veniamo da lunghi anni, quello del blocco dei contratti, del blocco dei turnover, del blocco delle retribuzioni individuali, tutto quello che era bloccabile l'abbiamo bloccato negli anni della crisi del debito, in cui abbiamo, diciamo, trasmesso un'immagine non esattamente attrattiva del pubblico impiego. A un certo punto poi è arrivato il PNRR e abbiamo fatto una inversione a U, cioè gli abbiamo detto guarda, quello che ti abbiamo raccontato fino a ieri, che era una Fiat Duna di colore azzurrino chiaro, in realtà è una bellissima Lamborghini rosso fiammante che va velocissimo. Il problema è che la Duna per certi versi è rimasta una Duna, con tutto il rispetto di eventuali proprietari di Duna presenti in sala naturalmente. Questo, beh, ma qualcuno ci può essere sempre, insomma. Allora, però nel frattempo abbiamo cambiato i concorsi, abbiamo rinnovato l'attenzione alle professionalità. Si parla molto di, come dire, l'esigenza di tecnici, ingegneri, progettisti, dopo parleremo della digitalizzazione, quindi software, informatici, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Ieri però, per esempio, Andrea Ferri diceva, vabbè, ma se noi dobbiamo fare tutta sta rendicontazione del PNRR, che è una montagna, anche i brutti e vecchi amministrativi che non sono di moda nel discorso ci servono. Come facciamo a, cioè, questa leva dell'attrattività, oltre a parlarne nei convegni, nei libri, sui giornali, eccetera, che leve abbiamo per aumentarle? Le stiamo usando? Prego. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Proverò a mettere assieme tutte le facce citate, perché alla fine penso che trattasi di cubo di Rubik, cioè dobbiamo affrontare le cose in un modo complesso. Ma innanzitutto c'è un problema di consapevolezza di cosa sono le pubbliche amministrazioni. Venendo anche da ambiti, diciamo, professionali differenti da questo, ho avuto ogni tanto la sensazione che il nostro mondo si limita a essere in certi casi una boccia per pesci rossi, ovvero sia quanti giovani conoscono veramente le pubbliche amministrazioni. Se vogliamo avere, allora partiamo da due presupposti. Noi abbiamo anche delle statistiche sul reclutamento, sicuramente la velocità dei concorsi è migliorata in modo impressionante, soprattutto dal 2023. Il rapporto che c'è tra coloro che si iscrivono ai concorsi e coloro che partecipano è sceso ed è sicuramente sintomo del fatto che il tempo si è ristretto, ovvero sia più probabile che una persona abbandoni se passano 24 mesi rispetto a che se passino 2 mesi. Se andiamo a analizzare i delta professionalità, penso che dobbiamo fare dei distinguo tra ambiti tecnici e ambiti umanistici. Sicuramente bisogna fare delle azioni importanti e noi ci stiamo pensando, in virtù del fatto che mi è stato chiesto di provare a fare, provare no, è brutta come parola, di realizzare qualcosa grazie all'intelligenza artificiale allargando il punto di vista. Dobbiamo lavorare sull'orientamento delle persone. Quante persone sanno cosa sono le pubbliche amministrazioni? Quanti ragazzi conoscono la realtà? Quanti li conoscono in un'età tale per cui possono intraprendere un percorso formativo? E, ora, stiamo anche seguendo delle indagini, stiamo intervistando i ragazzi, perché così come ogni tanto troviamo a parlare, fare commenti come l'intelligenza artificiale, ne parlano tutti, non so quante di queste persone che parlano hanno mai avuto un'esperienza tecnica, abbiano scritto un algoritmo, abbiano immaginato cosa c'è dietro. Lo stesso vale per questo, noi parliamo dei giovani, di solito chi ne parla ha dai 70 anni in su, stiamo ascoltando i giovani direttamente e sappiamo che la conoscenza del prodotto pubblico avviene tendenzialmente per passaparola. Siamo in una palude, dobbiamo aprire le finestre e usare il più possibile. Noi non dobbiamo aspettarci che il ragazzo venga da noi, trovi la strada. Sono andato all'Ocse e all'Ocse mi hanno detto, ovviamente... diciamo
se Atene piange, Sparta non ride da questo punto di vista, quindi anche gli altri paesi hanno problemi analoghi. Mi hanno detto: sappiamo cosa vogliono i cittadini. E cosa vogliono i cittadini? Vogliono essere orientati alla pubblica amministrazione. Allora gli ho detto in un inglese fair, anche per me, se mi lasciassero in mezzo a un labirinto, vorrei una guida. Ora, noi dobbiamo distinguere tra i bisogni che abbiamo creato e da cui chiediamo di uscire e quelli naturali. Quelli naturali sono quelli di tutti i giorni, quelli che i ragazzi raccontano alle famiglie. Quindi il primo punto è allargare la platea. E allargare la platea porta a un altro beneficio. Ci sono delle persone che hanno punti di vista differenti. Cioè, il principio dell'inclusione si basa sulla differenza di pensiero. Quindi avremo persone che magari non hanno un filotto familiare di non so quante generazioni che sta nella pubblica amministrazione, danno un punto di vista differente. E questo vogliamo in parte farlo, abbiamo un progetto in corso, anche grazie a quello che ci può dare l'intelligenza artificiale e i nuovi metodi di comunicazione più riconosciuti dai giovani. Vorrei citare anche la formazione. E la collego anche all'intelligenza artificiale, quindi provo a fare un discorso un pochino più importante. Allora, è importante, la formazione è fondamentale, ma soprattutto se ragioniamo per i comuni, ragioniamo per i piccoli comuni, ragioniamo sul fatto che dobbiamo raggiungere il più possibile tutti. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, come ci stiamo muovendo e come ci siamo già mossi? Abbiamo realizzato un webinar autoprodotto che è disponibile per tutti e che fa salire un gradino piccolo a tutti nella comprensione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché la formazione deve essere soprattutto consapevolezza. Consapevolezza il più possibile di tutti. Poi creeremo gli specialisti, andremo a fare grandi cose. Però è importante che tutti si vada avanti, che si abbia un'opinione e si provi a realizzare le cose. Probabilmente tantissimi anni fa usare la calcolatrice poteva essere visto come uno shortcut. Prossimamente gli studenti potranno usare o ChatGPT o Gemini o qualcos'altro come ausilio per le loro attività. E noi ci siamo mossi in questo senso, ci stiamo muovendo anche con delle iniziative. Ho citato prima PA OK, perché vogliamo coinvolgere le pubbliche amministrazioni e vogliamo capitalizzare le idee di tutti. È fondamentale capitalizzare le idee di tutti perché innanzitutto in futuro la proprietà intellettuale secondo me avrà un valore molto maggiore di oggi e il fatto di lavorare insieme, ho citato prima i piccoli comuni che sono costretti e noi dobbiamo aiutarli in questi, fare aggregazione, avere piattaforme comune, sarà tremendamente importante per far sì che il PNRR sia un'opportunità che vivremo in modo strutturale. Dobbiamo diversificare innanzitutto chi stiamo cercando. Il mondo privato ha una varianza maggiore di trattamenti. Partiamo da livelli entry level che sono addirittura inferiori a molti del pubblico, perché non tutto è oro quello che luccica e non tutte sono multinazionali dove ho speso la mia vita professionale. Io penso che dobbiamo lavorare sulle elevate professionalità, sulla distinzione dei profili e sui percorsi di carriera. I ragazzi vogliono sapere qual è la loro opportunità. Se investi in obbligazioni sei più sicuro, però avrai percentuali differenti. Se investi in azioni c'è più rischio. Se vogliamo essere competitivi dobbiamo metterci in gioco. Chiarissimo. Grazie, grazie Anastasi.